queste le metto da parte. Una gemma, verde come la vampa, ma dura e brillante. Potrebbe interessare a un mercante. È una macchina morta. Deve essere uno scavazzan. Quella è a Sprecatena. Jaruf ha detto che lì potrò potenziare il mio arco. Potrei modificare altre mie attrezzature. Straniera in arrivo. Quella è la salvatrice. Vuoi entrare, salvatrice? Benvenuta da Sprecatena. Aprite, gente. Ordini di Jaruf. D'accordo. Ma per la forgia! Petra, Aloy, che cosa ci fai qui? Finalmente posso guardare qualcosa di bello. Anche per me è un piacere. Arrivi giusto in tempo. Vieni. Io... Andare a bere è l'unica cosa che si possa fare qui. Sì, ho sentito. Le macchine, il fermo dei lavori. Quelli sono solo i problemi recenti. Ad Sprecatena nulla funziona come dovrebbe. Giusto. Ed ecco il problema peggiore. Non siamo di qui, non ci riguarda. Gli scavazzanna riguardano tutti Ulvund. Quanti. Lo conosci già? Sì. Forse è meglio discuterne davanti a una birra. Petra, Petra. Sono solo di passaggio. Vado a ovest. Oh. Devo assicurarmi che l'ambasciata a Luce Arida vada bene, poi proseguirò. Ah. Ho capito. Sempre qualcosa in ballo. Beh, Rossa, è stato un piacere. Alla prossima. Petra. Ma se vuoi farti una birra fresca e due risate con un'amica, vieni alla birreria. Mi trovi lì. Ulvund sembra un tipo problematico. Forse Petra ha bisogno d'aiuto. Una cosa alla volta, devo trovare quel banco e potenziare il mio arco. I capelli sono rossi. Spegni le braccia. Nessuno farà niente finché non lo dice. Banco da lavoro se devi mettere mano all'attrezzatura.
lottato contro un celermoso. È vero, non fare quella faccia. Mi tornerà utile. Ora devo solo trovare... Il negozio è chiuso. Sì. Posso usare il banco? Io non ti fermo. Ehi, carogna! Perché non alzi il culo e vieni qui a dirmelo in faccia? Riparare un martello non ti ucciderà. Osserva come se cammino su una linea d'assemma. Ah, eccoti qua! Sanno pieno. Posso metterlo nella mia scorta. Mi ignori di nuovo? Siamo sulla stessa barca, Ulf. Gli Scavazzanna sono un rischio per tutti. Oh, palla finita. Come va, imbecille? Sappiamo che gli Scavazzanna sono qui per colpa del cazzo. In un calderone troverò l'override. E tu dove stai andando? La zona ne è piena. Ehi, tu! Ammazza questi rovistatori e ti aspetto una ricompensa. Ce n'è sempre una. Resisti! Faccio il possibile! Attirali verso le trappole a corda! Potrai usare delle munizioni all'acido. Ah, perché ho finito la mia vita?
credi che servano le trappole? Sono meglio. Avvicinati, voglio ringraziarti come si deve. La sacca è piena. Sei una cacciatrice esperta. Ci hai messo meno con quei rovistatori che le avanguardie con lo scavazzanna. Quindi le avanguardie erano qui? Esatto, fino a poco fa. Steso lo scavazzanna, sono andati a sud. E poi i rovistatori hanno smantellato la carcassa, come sempre. Poi è passato un altro scavazzanna. Da queste parti è un vero delirio. L'avanguardia è andata a sud? Probabile. La valle brulica di quelle bestie. Le avanguardie vogliono farle tutte fuori. Capisco. Un secondo, Rossa. Se vuoi andare a caccia per il timore, ti servirà un lanciatrappole. E non uno qualunque. Creazione mia. Offre la casa. Sembra di pregevole fattura. Sì. Ci sto lavorando da quando ho lasciato Aspra Catena. Qui lavoro in pace e rischio meno... incidenti. È successo qualcosa ad Aspra Catena? Direi qualcuno. Non ti seguo. C'è questo sacco di fango, Ulvund. Si crede l'aldermanno di Aspra Catena. Mezza città lo tratta come se lo fosse. Quando avevo ancora il mio negozio, era interessato alle mie merci. Continuava a chiedere uno sconto Ulvund. Ho rifiutato. Non gli ha fatto piacere. Non ho prove, ma il bastardo ha dato fuoco alla mia officina. A quel punto mi è sembrato saggio levare le tende. Alla teleferica mi hanno detto che gli scavazzanna sono arrivati ieri. Sai dirmi qualcosa? Come sta, Karn? Se ci penso, ci siamo cacciati in ogni sorta di guai. Tipo quella volta che... Tu sai qualcosa sugli scavazzanna? No. Karn ha ragione, sono comparsi creando il panico. Per fortuna tu e le avanguardie siete arrivati in tempo per salvarmi le chiappe. Ora devo andare. Grazie del lanciatrappole. Mentre ammazzi scavazzanna, io credo che andrò ai terreni di caccia. Pare ci sia una sfida per lanciatrappole. Passa pure se vuoi affrontarla. Forse, quando sarà tutto sotto controllo. Erend è andato a sud. Dovrei riuscire a rintracciarlo usando il focus. Tracce. Di Erend e dell'avanguardia, forse. Scavazzanna dappertutto.
Qualcuno sta combattendo più avanti. Uno in meno! Sono stato forgiato per questo! Niente libri maestri! Noiose ronde pomeridiane! Solo il martello! E i combattimenti! Aloy! Eren! Resta dove sei, penso io agli altri. Quegli scavazzanna hanno serbatoi di acido sul dorso. Colpendoli con frecce acide innescherò una reazione a catena. Lascia posto, Aloy! Mi trovi sempre nei momenti migliori. No, hai fatto tutto tu, io ho solo preso i ritardatari. Quanto è grave? Questo? Ah, sono solo costole. Oh. Sto bene. Immagino che non ti sia spinta fino al timore solo per goderti il mio imbarazzo. Perché sei qui? Mi serve che si tenga l'ambasciata. Così vado a ovest. Erend, ciò che ho fatto alla guglia. Che abbiamo fatto. Non è bastato. La minaccia c'è ancora. C'è ancora tanto da fare. Davvero? Fantastico. A parte la questione della minaccia, quella è meno fantastica.
Ma sì, insomma, chiunque sia il nemico, la tua lancia, il mio martello, come ai vecchi tempi. Erend, mi serve quell'ambasciata. E non posso aspettarti. Basteranno un paio di giorni. In realtà, anche se tu stessi bene, quello che devo fare è meglio che io lo faccia da sola. Da sola? Ovviamente. Erend! Mi spiace rovinare il momento, ma sono messo maluccio. Ehi, calma la tua vampa, arrivo. Ah, di bene in meglio. Senti, vado a Luce Arida a farmi ricucire. Se vuoi che l'ambasciata vada in porto, cerca il sacerdote del sole, Boadis lo Studioso. Oh, lo conosco. Libero la valle dagli Scavazzanna, poi mando Boadis a Luce Arida. Noi ci vediamo lì. Lo prenderò come un arrivederci. Scusa? Chiedi scusa? Oh, sarebbe una novità. Ma cosa ti prende? È che lascia stare, ok? Non importa. Mi sembrava ti importasse. E va bene. Dopo la battaglia alla Goglia, sei andata via. Sei sparita senza neanche salutare. Io e tutti gli altri abbiamo combattuto al tuo fianco, Aloy. Mentre tu sei scomparsa. Chi si comporta così? Erend, me ne sono andata via. Per una ragione. Una buona ragione. Lo capisci? Oh, illuminante. Ascolta. La vita sulla Terra è in pericolo e solo io posso salvarla. Di cosa parli? È proprio come ho detto. Tutti gli esseri viventi moriranno, a meno che io non riesca a riparare uno strumento creato dai predecessori. E non resta molto tempo. Beh, mi sembra un motivo valido. Beh, sono un idiota. Erend! Per la forgia! Questo è il mio segnale. Forse dovrei accompagnarvi a Luce Arida. No, no, e tu hai altro da fare, chiaramente. Ce la caveremo da soli. Allora, ho un brutto presentimento. Dovrai cavartela sempre. Noi ti rallenteremo. Cosa ci fanno qui questi Oseram? Mantelliamoli prima che arrivino i rovistatori. Quello Scavazzanna li sta caricando. Partono all'attacco. Altro
bel mucchio di rottami. Appena in tempo, Nora. Vedete di tornare ad Aspracatena prima di finire ammazzati. Con tutti questi rottami in giro. Forza squadra, al lavoro! La cava di cui parlava Tyrus. Una macchina in meno. Ed è piena di spazio. Quella è sistemata. Un'altra a terra. Fatto. La cava è sicura. Non era una vicina. Vogliamo parlare. Non so cosa ci faccia una Nora qui, ma ti siamo debitori. Volevamo resistere in attesa dell'avanguardia, ma uno scavazzan è partito alla carica. A quel punto è scoppiato un pandemonio mai visto. State tutti bene? Abbiamo perso brava gente. Avremmo perso l'intera cava senza di te. Adesso è tutto tranquillo. Ci sarebbe un gran fracasso con la cava in attività. Ma senza il fischio di Aspracatena siamo bloccati qui a raccattare i pezzi. Senza il fischio non lavorerete? Io e i miei siamo solo piccoli ingranaggi. Finché Ulvund non fischia non possiamo fare niente. Se lavoriamo senza il suo benestare, può bandirci. Ed è l'ultima cosa che vogliamo. Ulvund è davvero così potente? Ha denaro e conoscenze, quindi può spadroneggiare su tutti. A momenti ci intimidisce più degli scavazzan. Voi di cosa vi occupate? Lavoriamo nella concessione di Ulvund, estraiamo pietre da mandare a Luce Arida. Ma il fermo e gli scavazzan ce lo impediscono. Quegli affari non si erano mai visti nel timore. Da che razza di forgia sono venuti fuori? Non lo so. Non ancora, almeno. Ora devo andare. Stammi bene. Se posso stare bene, è solamente merito tuo. Ho eliminato gran parte degli scavazzan. La valle dovrebbe essere sicura. Darò la buona notizia a Vuadis. Poi potremo procedere con l'ambasciata.